Se ho dichiarato prima della gara che ero curioso, diciamo che tutte le mie curiosità sono state ampiamente soddisfatte perché è una partita dove abbiamo visto di tutto. Venendo all'analisi tecnica, abbiamo totalmente, come era un po' nei nostri timori, sbagliato il ritmo alla gara ed era la cosa difficile perché loro vogliono correre, noi vogliamo correre, però vogliamo correre in due modi diversi. Loro hanno accelerato il ritmo in maniera esagerata per costringerci a non difendere a metà campo e a fare una gara di tiro al primo passaggio, cosa in cui noi non siamo prontissimi e neanche vorremmo essere mai pronti. Noi vogliamo tirare con determinati giocatori e vorremmo fare altre cose con altri e vorremmo scegliere quando tirare e quando no. Ci siamo fatti prendere da questa frenesia. E dopo era anche difficile schierarsi, ci siamo schierati male sempre nel primo quarto, con sempre un passo in ritardo sui cambi difensivi e abbiamo aperto i tiri di Fabi, i tiri di Legion, i tiri di Marulli, i tiri di Micevic, i tiri di chiunque. Ed era quello che non avremmo voluto fare nel nostro piano partita. Il nostro piano partita era fare meglio possibile su Legion, fare meglio possibile su Radice, fare meglio possibile su Agustin Fabi, sapendo poi che comunque avrebbero rischiato e avremmo rischiato con consapevolezza i loro 20 punti, ma dovevamo togliere da una partita agli altri. Con questo siamo stati bravi nella seconda parte di gara, non nella prima. Poi, come ho detto ai ragazzi, ho fatto i complimenti perché tanto siamo andati fuori ritmo e quindi non bravissimi. Nel primo quarto e mezzo devo dire che poi la partita era difficile perché quando metti in ritmo tutti i giocatori della squadra avversaria, poi sono tutti in fiducia, li devi andare a prendere tutti e dopo le difese anche su giocatori con, in teoria, ma solo in teoria e con tutto il rispetto, magari un po' meno talento, diventano comunque complicate perché tutti sono assolutamente nella partita. Domande? Fabio, Eccomi. insomma, è una piazza particolare, l'avrai notato perché siete rientrati nel secondo quarto, c'è stato un applauso prima di cominciare fortissimo con la gente in piedi e il finale è stato un finale con una partecipazione pazzesca. Tre vittorie come queste hanno creato un rapporto profondo, già mi pare che questa squadra sia entrata in sintonia perfetta, non parliamo di un palazzetto esaurito, ma c'è una sintonia dopo una depressione assoluta l'anno scorso che è, credo, il risultato, al di là delle tre vittorie che vi mettono nella posizione in cui siete. La prima domanda, la seconda è scherzosa, Aspetta che quando rispondo alla prima sì, perché ormai sono sapere vecchio. della Leup dei Benetti. Sì, anch'io. No, dai, scherzo. Allora, la prima domanda è, dicevo proprio a Simone Gioffre appena finita la partita, che è stato bello perché il pubblico ci ha veramente aiutato, perché insomma eravamo in grande difficoltà. Però ho detto ragazzi, vi state impegnando, state correndo, state saltando, ci state mettendo tutto, ma stiamo facendo una cosa sbagliata. Però credo che il pubblico abbia percepito questo impegno ed è stato fantastico perché ci ha sostenuto anche nel momento di grande difficoltà e i ragazzi hanno continuato a crederci. Poi è stato un crescendo, squadra pubblico, pubblico squadra, che ha sicuramente influito sulla vittoria, perché poi in campo si vive di emozioni e le emozioni non so se le abbiamo trasmesse, ma sicuramente il pubblico ce le ha trasmesse, almeno a me le ha trasmesse perché le ho percepite, sono sicuro che le abbiano percepite anche i ragazzi. Per quanto riguarda la parte finale del passaggio di Benetti, Era una onestamente. battuta, No, povero. no, ma è una situazione difficile. Io speravo che il difensore gli andasse incontro e quindi sarebbe diventato più facile passarla, o che proprio stesse staccato e allora avrebbe fatto un tiro. È stato un mezzo mezzo e lì, come il tiro che ha preso da 3 punti, con 7 metri di spazio, erano due scelte che per lui sono ancora un po' complesse perché nei minuti finali, in una partita del genere, non c'è stato tanto in campo mai in carriera. Fa parte di un processo che deve passare per degli errori. E oggi ho avuto un momento in cui ho detto lo tolgo, non glieli faccio giocare, però l'ho già fatto in altre partite, in questo ho scelto glieli faccio giocare e poi ci è andata bene. Avete detto con Agrigento le facce, mi pare che da quel punto di vista, insomma, le facce sono sempre quelle che chiedi te, al di là della vittoria o della sconfitta, che può maturare, di una squadra che comunque lavora minuto per minuto con la stessa intensità. Sì, a questo anche in allenamento è una cosa, come vi ho detto, su cui lavoriamo, cerchiamo di lavorare perché poi
non è che facciamo sempre tutto giusto, però stiamo insistendo in questa direzione della comunicazione tra di loro, della comunicazione con me, della mia comunicazione con loro, perché credo sia importante, perché nella partita ci sono momenti di grande entusiasmo e lì è tutto facile, è facile fare dei gran sorrisi, essere tutti amici e abbracciarsi. Quando vai sotto di, non so, 14, ecco, 15, 18 punti, avere delle belle facce è importante, perché è l'unica possibilità che hai di provare a rimontare, non so se la vinci, ma di provare. Se hai delle cattive facce, abbassi gli occhi, vabbè, la partita la puoi chiudere. Coach, vi volevo chiedere se tutto ciò che ha detto, i risultati di queste prime tre giornate, questa Virtus Roma l'ha sorpresa anche lei. Ma allora, i risultati, è chiaro che fare 3 su 3 è estremamente piacevole, il calendario, ma perché l'avete giustamente scritto, lo scrivono tutti, perché i pronostici li fanno tutti, perché ci sono dei giocatori sulla carta, il calendario non era semplice a leggersi. Poi ho sempre detto, un conto sono i giocatori sulla carta, un conto quelli che vanno in campo. Quando la squadra gioca in questo modo, bene o male non sta a me a dirlo, però quando gioca con questa attitudine, io vedo quello che fanno in allenamento. In allenamento non abbiamo delle pause, non abbiamo dei momenti in cui scherziamo, i ragazzi si impegnano, i ragazzi giocano con la giusta, col giusto atteggiamento, quindi rivedo quello. Poi vincere è tutto un altro percorso, perché poi ci sono i minuti finali, ci sono gli episodi, però ecco, sono, se devo dire una cosa, sono molto contento per i ragazzi, perché queste tre vittorie, ecco, se le meritano, non che non si meritasse di vincere Reggio Calabria, perché è stata una partita punto a punto, anche Reggio Calabria avrebbe meritato, però i ragazzi se lo meritano. Quanto manca la discussione che hai in mente? Manca ancora una parte un po' più tattica che sto, come vi ho detto, volutamente aspettando. Adesso potremmo inserirla, ma sto aspettando ancora un pochino, perché alcuni giocatori giovani che abbiamo voglio che su alcune cose semplici diventino più sicuri e abbiano più sicurezza nei momenti decisivi della partita. Allora voglio aspettare a mettergli altre cose nella testa che magari possano essere più speculative, ma adesso voglio concentrarmi su alcuni fondamentali individuali difensivi che non ci mancano, perché li abbiamo, però un po' di furbizia in certi momenti della partita, bonus, non bonus, non farsi agganciare e far vedere che l'avversario ti sta agganciando quando stai difendendo una buona uno contro uno, ma anche questo fa parte, come prima il discorso del passaggio finale buttato là di Gabriele, di un percorso di crescita. Fabio, c'è però un dato, siamo tutti contenti per sé, grandissima prestazione, però c'è un dato su cui si deve lavorare, 26 su 81 al tiro, cioè 81 tiri è una grandissima cifra, però solo 26, quindi c'è una gran difesa, grande voglia di sbattersi, però forse magari nonostante tutto si vince, quindi produciamo tanto, credo, questa è una notizia positiva. La seconda, una battuta di tanti tanti anni fa, quando ho iniziato a allenare, che qualche allenatore Santone diceva, quando si difende troppo troppo troppo, forse anche troppo, poi si arriva di là e non ce la si fa perché non si ha l'energia. Adesso, battute a parte, mi viene in mente Chessa, che oggi ha fatto una difesa straordinaria contro Legion. L'idea nostra era andare Massimo in anticipo su Legion tutta la partita, sapendo che nello stesso tempo Massimo è la nostra prima opzione offensiva e vogliamo andare da lui ogni possesso. Quindi sicuramente abbiamo pagato l'energia messa sul campo, e anche sapere che in momenti in cui l'energia offensivamente ti cala, devi prendere tiri con una percentuale di realizzazione in teoria più semplice, magari dare la palla dentro 2-3 volte in più, ritardare di mezzo secondo il tiro. Invece siamo ancora in una fase un po' ingenua in cui non leggiamo la nostra stanchezza. Ecco, io la interpreto un po' così, ma vi va benissimo, perché la produzione di tiri che stiamo facendo è eccellente. Anche perché poi oggi è la prima volta che hai fatto che la Virtus aveva la pressione addosso, perché la prima tra Agrigento poteva uscire qualsiasi risultato, a Casale è stata una grande prestazione, oggi la capolista aveva la pressione di giocare davanti al suo pubblico e dare continuità. Sì, da giocare davanti al pubblico, dare continuità e comunque contro una squadra complessa in questo momento. Io non dipingo mai le squadre avversarie per forza come imbattibili, ho detto ai ragazzi prima di Agrigento che secondo me si poteva vincere, c'erano dei punti dove potevamo avere dei buoni vantaggi.
lo stesso a Casale Monferrato, con tutto il rispetto di un campo difficile, di una presa in trasferta, avevamo intravisto delle situazioni a nostro favore. Oggi onestamente, prima della partita, durante la settimana, avevo descritto Reggio Calabria come per noi una squadra complessa da affrontare in questo momento, per questa corsa simile alla nostra ma diversa, perché giocano con un quintetto sempre piccolo, perché hanno Lupuso rinfortunato, giocano con Falluca che è un esterno che conoscete bene da numero 4, con Micevic che è un esterno da numero 4, con Agustin Fabi che porta fuori lunghi, quindi era una partita per noi molto, molto complessa. Ecco, la pressione era un po' questa di una partita difficile, infatti abbiamo fatto fatica a interpretarla.